insomma, Piero il Cigala girava per Portapalazzo, raccontava queste cose nelle osterie. Questo era il suo cavallo di battaglia, perché lui sosteneva che i turisti che venivano a visitare Torino poi si recavano in montagna. E in montagna ci sono un sacco di pericoli. E lui sosteneva, Piero il Cigala era un bel personaggio. Insomma, lui sosteneva che il pericolo maggiore che c'è andando in montagna è rappresentato dal cardo mariano. Qualcuno sa cos'è il cardo mariano? Il cardo. E tutti sanno cosa fa il cardo? Punge il cardo. Insomma, lui entrava nell'osteria e chiamava questa cosa. Il cardo mariano. Il cardo mariano è un fiore montano, ovunque lo trovi, nei prati e tra i rovi. È un fiore discreto. In genere è quieto, ma se devi cacare, vieni lì ad aspettare. Il turista zampetta, vuol salire sulla vetta, corre, suda, d'arranca, è piegato alla banca. Alla fine demorde e abbandona le corde, tira fuori un panino ed un fiasco di vino. Col panino al salame gli si quieta la fame, ma se è bello mangiare, pure è bello cacare. Così la pancia ormai sazia, dalla rocca lui sbaglia. Eccola un posticino per svuotare l'intestino. Corre, salta, si slancia, che gli scoppi la pancia. Poi si butta a carpone, si slancia i calzoni e accocciandosi al suolo gli esprime il suo duolo. Quale gaudio ed ebbrezza non aver stitichezza. Suda e ancora spinge piano mentre spunta Mariano, perché il cardo mariano è un fiore un po' strano. Puoi trovarlo nell'erba, tanto in Scozia che in Serbia. Stanne certa, è discreto ed in genere è quieto, ma se devi tacare, io lì ad aspettare.